Salve e ben ritrovati sul canale. Oggi faremo l'unboxing di questa replica da Softair, che era da un po' di tempo che mi aveva interessato. Era un oggettino diciamo che mi aveva intrigato abbastanza, ma sul mercato italiano praticamente è passata come un fulmine. Sono capitati veramente pochi esemplari e praticamente negli ultimi periodi in pratica era introvabile. In un modo più o meno strano mi è capitato di vedere un paio di video su internet di alcuni custom realizzati su questa base, e così per sfizio ho provato a cercarla online e praticamente ho trovato su questo sito forse l'ultimo esemplare presente in Italia. Non mi sono fatto scappare l'occasione e l'ho ordinata. Fortunatamente il prezzo non era altissimo e purtroppo al momento l'unico passatempo che ho relativo al Softair è quello di comprare cose, quindi se non si sbrigano a riaprire la possibilità di fare gli allenamenti domenicali, sarò molto grasso e pieno di repliche da Softair e quindi praticamente metterò sul negozio. Va bene, bando alle ciance, andiamo ad aprire la scatola e spero che gli amici di Softair Verona apprezzino questa sponsorizzazione gratis. Ho ovviamente pagato di tasca mia il prodotto, semplicemente però volevo in qualche modo renderli partecipi del fatto che avevano probabilmente l'ultima replica disponibile in Italia della AAP01 della Action Army. Che arriva protetta dalla scatola che hanno confezionato gli amici di Verona Softair, mi sembra. Softair Verona, scusate se ho fatto pasticci con il nome del negozio, però no, mi perdonerete. E dentro la confezione c'è la scatola vera e propria della replica. Allora, la replica arriva normalmente, viene prodotta in due colorazioni, nera e flat dark earth, e siccome era l'unica che c'era l'ho presa flat dark earth, quindi un Havana abbastanza chiara. Considerazioni sulla replica le faremo dopo. Andiamo intanto a vedere cosa c'è nella scatola abbastanza anonima. C'è un piccolo disegno tecnico della replica di pistola sopra, c'è il logo dell'Action Army, qualche scrittina qui a destra e a sinistra, c'è il prezzo e poco altro. Made in Taiwan. Ma andiamo al sodo e apriamo la confezione di cartone, però abbastanza solida. Ma quando apriamo la confezione abbiamo il manualetto che andremo a guardare a breve e poi la replica vera e propria. La prima cosa che balza agli occhi è che la replica è in plastica, e questo potrebbe sembrare all'inizio un problema, in realtà non lo è. Dai Combat Machine in poi abbiamo iniziato a capire che alcuni tipi di plastiche sono migliori di alcuni tipi di metallo. Tutti si ricordano le repliche in Zama che si spezzano a guardarle, e poi vabbè, quelli più anziani di noi si ricordano anche le repliche in plastica, i famosi plasticoni che praticamente si flettevano in mano. Non è questo il caso. Dai Combat Machine della G&G, poi pian piano copiati anche da altre case produttrici, il nylon, quindi un polimero molto resistente, il nylon ha cominciato a far presa anche nel mercato delle armi vere come materiale tecnico particolarmente leggero e particolarmente resistente. Questa replica, a parte ovviamente gli organi meccanici, è tutta in plastica. Questo le permette di essere leggera ma contemporaneamente molto molto resistente.
Altra cosa che balza subito agli occhi di questa replica è che non c'è il carrello. La parte in movimento di questa replica sarà solo questo otturatore qui, e il fatto che non c'è il carrello conferisce un'altra caratteristica importante di questa replica: è molto silenziosa, ed è il motivo pure per cui l'ho, diciamo, in qualche modo scelta. Però avevamo detto di fare nella parte finale del video le considerazioni, e quindi non cadrò nella trappola, spero almeno di non cadere ancora nella trappola di voler fare considerazioni sulla replica piuttosto che andare a vedere cosa c'è. Allora, nella scatola c'è la replica, c'è il caricatore a green gas, e poi c'è l'anellino sempre in plastica nero da sostituire sulla volata nel momento in cui entriamo sul campo di gioco, o quindi diciamo la trasporteremo con il tappo arancione e poi metteremo il tappo nero per giocare. Permettetemi la digressione: per cambiare il tappo basta semplicemente svitarlo, e questa operazione rivela una filettatura in metallo su questa struttura qui metallica, che può tranquillamente ospitare silenziatori standard per repliche da soft air. Quindi su questa replica di pistola, replica poi fino a un certo punto, perché sì, in realtà esiste un Real Steel in questo modo, e è possibile montare un silenziatore o un tracer direttamente sulla canna, senza doverci preoccupare del fatto che la canna si muove durante il movimento del carrello, eccetera eccetera eccetera. Questa parte qui della pistola, della replica di pistola, è ferma, quindi il silenziatore montato qui sarà stabile, assolutamente stabile. La replica si presenta in modo abbastanza standard: c'è la peccettina che ci indica che la replica è stata testata dai produttori o dai ragazzi del negozio, e rientra nel limite di legge in Italia, un giallo alla volata. E lo mettiamo qui. Sul lato sinistro già si iniziano a vedere i controlli principali della replica: la sicura, così è in sicura, il grilletto non scatta. Premendo qui si intravede un leggero rossore che fa capire a chi porta in mano la replica che siamo, diciamo, la sicura è stata tolta, e quindi siamo nella possibilità di sparare. Non c'è il caricatore, quindi non è un grosso problema, però come potete vedere possiamo tirare il grilletto. Sul funzionamento di questa levettina torneremo fra un pochino. Lo sgancio del caricatore standard, non ci sono pallini, forse c'è un po' di gas dentro, ma insomma, sgancio caricatore standard, caricatore di tipo Glock, quindi compatibile con la maggior parte dei caricatori VE, se non sbaglio, a green gas. Dovrebbe essere compatibile anche con i VE a CO2, però su questo poi magari dettagli maggiori ve li posso dare fra un pochino, perché probabilmente è scritto sul manuale. Però in questo modo mi avete rifatto cadere nella trappola ovvero ho implicitamente anticipato il fatto che questa replica può funzionare con gli appositi caricatori sia a green gas che a CO2, quindi non c'è il problema dell'eventuale carenza di potenza della replica in inverno, quando il green gas tendenzialmente è sconsigliato. Si può utilizzare un caricatore a CO2 con la stessa replica e essere completamente operativi. Poi c'è il grilletto, ovviamente, e già dal fatto che il grilletto abbia la sicura integrata nel grilletto, appunto, ci fa capire che gran parte della meccanica e della struttura di questa replica è basata sul
progetto delle repliche Glock, e infatti così è. Tocco di stile, la finestrella bucata che vi permette di caricare il vostro caricatore, appunto, e avere una finestrella qui che fa vedere, insomma, il colore sotto, una sciccheria, poco più, poco meno. Certo, con un caricatore dorato oppure con una cosa argentata sarebbe molto più appariscente, però insomma vabbè, è un caricatore. Sul lato posteriore c'è la possibilità di agganciare un cinghiolo, e anche qui ritorniamo al fatto che il progetto è basato largamente sulle repliche della Glock. Stessa cosa per questo alloggiamento, che in alcune repliche Glock permette di agganciare una specie di calcio, ma anche su questo sorvolerei. Sull'altro lato abbiamo più o meno lo stesso tipo di controlli, sicura, ma in questo caso tendenzialmente si preme quando si vuole uscire dalla sicura, quindi si vuole togliere la sicura, quindi di qua si mette la sicura, di qua si toglie la sicura. Sgancio caricatore che non è in posizione qui, ma la replica è configurabile per essere utilizzata anche da un mancino, quindi lo sgancio caricatore può essere spostato in quest'altra posizione, quindi essere utilizzata anche dai sinistrozzi. Poi l'oggetto strano o in qualche modo iconico della replica, ovvero la leva di armamento. Per armare la replica non si utilizza la replica scarrellando, ma si utilizza questa levetta qui dietro che si tira e si lascia, quindi un po' M4, un po' stile Colt. Questa operazione incamera il pallino, eventuale pallino, e mette la replica in posizione di tiro, che però se è in sicura non spara, ovviamente. Se la sicura è tolta e tiriamo solo i lati del grilletto, ovviamente non spara. Se premiamo anche il centro, ok, come avete visto ha scattato, e eventualmente ci fosse stato il gas, il caricatore con il gas e i pallini, avrebbe azionato tutta quanta la replica. L'ho fatta apposta proprio perché non c'è né il caricatore né i pallini né il gas, quindi non fate questa cosa se non sapete che la replica è scarica, che non ci sono pallini, che non viene stato incamerato niente. Trattate sempre le repliche come fossero vere armi, quindi con tutte le precauzioni del caso, e come nelle vere armi consideratele sempre cariche, quindi fate le operazioni di sparo solamente se siete al 100% sicuri che la replica è scarica e controllate, ovviamente. Altra caratteristica interessante sono le tacche di mira, dotate di fibra ottica, quindi dietro ci sono due fibre ottiche verdi e davanti c'è una fibra ottica arancione che vi permette di collimare le stesse in modo un pochino più agevole rispetto alle controparti normali. E questo è più o meno tutto quello che dobbiamo ricordare o far vedere al volo della replica. Le caratteristiche più importanti in realtà vengono successivamente. Se tiriamo indietro la leva d'armamento, possiamo notare che qui dentro c'è l'op-up. Non so se riuscite a notarlo. La regolazione dell'op-up si ottiene una volta sganciato, tirato indietro la leva d'armamento. Quindi la replica è dotata di op-up. Non è a op-up fisso, ma è una replica con una vera e propria regolazione dell'op-up. C'è un'altra seconda particolarità della replica stessa. Se tiriamo indietro la leva d'armamento, vediamo che c'è una levettina, e questa levettina ha due posizioni. Il singolo, quindi il semi-automatico, ok, e l'automatico. Questa replica, come fosse una G18, è dotata della possibilità di fuoco, ovviamente di pallini sotto un giaulo, eccetera, eccetera, eccetera,
automatico, quindi alla pressione del grilletto la pistola cicla tranquillamente scaricando il caricatore in pochi secondi, veramente pochi secondi. Poi la proveremo. Le prove le faremo con gli 023, che sono quelli che normalmente utilizzo per la gramatura che utilizzo normalmente per tutte le mie repliche, tranne le LMG, per le mitragliatrici leggere, in cui ovviamente l'alto radio di fuoco mi fa propendere per gli 020. Ci carichiamo un carichino, caricatore standard del Glock, quindi si tira giù il cursore, si tira giù il cursore, si incamminano i pallini. Allora, il caricatore tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 pallini, quindi comunque è un caricatore standard, non di quelli lunghi, un caricatore standard G17, gas standard, non meglio identificato, green gas airsoft, oh. 101 incorporated, sconosciuta, però costava poco. Vediamo come sempre. Accendiamo il croni. Come potete vedere, abbiamo settato il nostro croni a 023. Proviamo la replica. 0,92 joule. 0,85. 0,85. 0,84. 0,82. 0,81. 0,83. Comunque si mantiene intorno agli 0,80. Proviamo la raffica. Spostiamo tutto in automatico e vediamo quanti pallini tira. Siamo intorno a, non c'è scritto, 14 pallini al secondo, non male. Finito il caricatore, rimane la leva d'armamento fuori e lo sgancio alto, quindi possiamo fare il cambio caricatore, premere la levettina e riabbiamo la nostra replica pronta al fuoco. Ok, abbiamo rimesso la replica in sicura, solito test, più o meno saranno una decina di metri, forse un pochino meno, anche 2, 4, 6, 8, sì, una decina di metri, la replica in singolo. Amiamo. Okay. Ah, la figura. Allora, le tacche di mira sono leggermente spostate. Sono spostate leggermente a destra, quindi il pallino va a sinistra delle tacche di mira, quindi forse no, non sono così ben tarate come dovrebbero. Sì, leggermente spostate, facciamo oggi. Dovete sparare leggermente alla sinistra della tacca di mira frontale, poco male in realtà, poi i bersagli quelli sono molto molto piccoli e diciamo,
quando ingaggiate con la pistola probabilmente ingaggerete anche un pochino meno, se non 10 metri. Proviamo una raffica. Erano pallini di pallini, è rimasto la leva d'armamento dietro, però interessante, molto, molto carino, molto sfizioso. Abbiamo detto che i caricatori originali dovrebbero essere compatibili, o comunque la replica essere compatibile con i caricatori BUE, e allora quale migliore occasione di provare con un caricatore BUE di quelli maggiorati. Vediamo se si incastra. Abbiamo più o meno finito la recensione della nostra AAP01 della Action Army, una replica interessante, non è il top del top del top, sicuramente c'è qualcosa da migliorare, il lock-up se non lo tirate un pochettino tende a perdere i pallini, quindi magari andare a sparare non c'è il pallino incamerato, quindi va tarato lock-up prima di iniziare la vostra attività di gioco, di tiro al bersaglio o di soft air, insomma l'ingaggio con i vostri amici. È una piattaforma sicuramente interessante, è leggera, può essere equipaggiata di tanti accessori, per esempio sulla volata, in questo caso ho piazzato un bel silenziatore bello cicciotto, e con i caricatori maggiorati potrebbe permettere anche a chi accede per le prime volte ai campi di gioco di entrare a giocare, iniziare a giocare senza necessariamente equipaggiarsi in una replica elettrica, perché magari non piace il rinculo, e magari invece una replica gas blowback di livello medio-alto costa diversi soldi. Questo oggettino è simpatico, è sicuramente un oggetto fuori dell'iconografia classica, fa più pensare a una cosa da Guerre Stellari che non dal mondo dei videogiochi di avventura militari e similari, però è simpatico, interessante. Alcune note negative, le note positive le abbiamo un pochino ripercorse tutte quante durante il video. Le note negative: non mi piace non mi ha colpito la precisione delle tacche di mira, o almeno in realtà mi ha colpito la imprecisione delle tacche di mira, non sono tarate bene di fabbrica, probabilmente si possono sistemare, ci sono delle brugoline sopra per poterle tarare, però non penso che si possano fare miracoli. Le stesse brugoline in realtà, come anche altri punti di aggancio all'interno della piattaforma, possono essere utilizzate per aggiungere accessori, calci, rail e quant'altro, quindi comunque è una piattaforma molto interessante, può essere espansa in molti modi. È simpatica, è un oggettino simpatico, sicuramente diverso dalla normale roba che gira sui campi di gioco, attirerete sicuramente l'attenzione dei vostri compagni di game. Poi se farete bella figura, brutta figura, non compete, sicuramente non è un problema della replica, forse un po' la responsabilità e l'onere starà a voi. Se il video vi è piaciuto, un thumbs up è ovviamente sempre molto ben gradito. Se volete rimanere in contatto con il canale, sottoscrivetevi.